Il pilastro di Roses. In geometria non esistono solidi con una faccia sola. In montagna sì. Il pilastro di Roses è addossato alla vasta muraglia della Tofana e offre un solo lato a sud, dritto e a piombo. Nell'estate del 44, due giovani pensarono di aprirci una linea di scalata in pieno centro. Altri loro coetanei morivano di guerra mondiale e di guerra civile. La vita dei ragazzi allora valeva poco. Pensarono di dare valore alla loro scalando quell'acuto triangolo gigante. Compirono un capolavoro di alpinismo. Salirono senza scansare, tetti, strapiombi, filarono dritti fino in cima per oltre 500 metri. Era luglio, giornate lunghe di luce. Piantarono chiodi dove la scalfittura del calcare offriva un invito al ferro dolce battuto del martello. L'insieme di quei colpi punteggia una scalata che porta il loro nome, Costantini Apollonio. Se dalla cima cade un sasso, non si ha mai. Arriva a terra senza battere sulla parete. Avevo già provato a salirla, però a metà il giorno s'era abbuiato di nuvole. Il vento s'era attaccato alle corde come un campanaro. I tuoni ringhiavano su qualche cima intorno, avvisando di sbrigarsi. Non si faceva in tempo a uscire in cima. Bisognava ritirarsi e presto. La rinuncia in montagna è un atto di umiltà e perciò difficile. La minima cordata di due, pure se è d'accordo, ha sempre uno che incassa meno bene la ritirata, che avrebbe voluto rischiare un po' di più. È triste calarsi con la corda e scendere giù dai tetti che si erano saliti poco prima, obbedendo allo stile di issarsi solo sfruttando roccia e appigli e non chiodi. Ti distrai coi fulmini. Mettono radici in aria alla cieca, per attrazione della terra. Picchiano sulle pareti in cerca dell'anima di ferro delle montagne. Qualcosa, una piccola scarica li chiama e corrono pazzi di luce sui bersagli. Chi porta in scalata l'acciaio dei moschettoni è una lucciola da fulmini. A volte è bastata la spinta dell'aria sbattuta da una scarica vicina a staccare dalla parete una cordata. Sarà per un altro anno, ti dici, mentre il pilastro diventa un biscotto inzuppato ed asciutto ti resta solo quel pensiero di tornarci. Poi si arriva al rifugio e si mastica in silenzio tra famiglie in vacanza che scrosciano di chiacchiere più del temporale. E così ci sono tornato, un'alba di 3 anni dopo, con una ragazza svelta e spiccia. È scontenta che io non porto il casco. Il suo se lo calca bene in testa, uno zuccotto rosso che mi darà allegria vedendolo salire. «Se ti rompi quella testa vuota, ti mollo lì», mi dice prima di partire, mentre mi sto legando in vita il nodo chiamato dai marinai Gassadamante. Le rispondo: «So che potresti piantare uno sposo sul gradino dell'altare, ma uno scemo di compagno di cordata con un buco in testa, quello no». «Non ci contare», dice. «Passo e chiudo». È un'alba calda, il cielo aperto, ma dal fondo di valle sale la condensa. Scalo i 40 metri della fessura d'attacco. Sono un po' lento, arrivo alla sosta, mi guardo intorno e non vedo niente. Sto dentro una nuvola. Il pilastro è imbottito d'aria fradicia. Sotto i piedi qualche squarcio di luce sulle ghiaie. Sarà così per l'intera scalata. Tiro 3 strappi di corda per avvisarla di attaccare l'arrampicata. In montagna cerco di non fare rumore, di non dare voce al compagno di cordata. Desidero passare in punta di piedi e di dita, zitto, perché sono sulla parete un corpo estraneo alla materia. Per me è una creatura gigantesca e io una sua pulce che viaggia di nascosto. Non pianto chiodi. Non per rispetto dell'ambiente, ma perché non voglio che s'accorga di me. Uso quelli che sono già in parete. Non la addomesticherò mai, mai potrò azzardare un'intimità. La risalgo solo per la sua bellezza. La ragazza viene su agile. Dalla fessura spunta il papavero rosso del suo casco. Riparto. Vado svelto sui punti che ricordo. La nuvola dà peso al mio fiato.
protegge il mio silenzio. Dal fondo di valle non sale un rumore. A ogni sosta scambiamo veloce il materiale, non parliamo. Riparto appena è pronta a darmi corda. A pochi metri già non mi vede più. Affida ai polpastrelli l'intelligenza per la misura giusta della sicura. Senza accorgermi del tratto percorso, sbuco sulla terrazza della prima cengia. Sulla testa un ingombro di tetti sbarra il seguito. Ci guardiamo in faccia. Da ora in poi si va in strapiombo. Ci sarà da sbuffare. Mi muovo, mi struscio aderendo alla roccia. Stringo una scaglia gialla che mi conduce sotto il primo tetto. Sporge di un paio di metri. Passo corda nei moschettoni. Mi raccolgo sotto. Da un appiglio mi allungo, afferro il bordo, un taglio che lo spacca, pianto il tallone a fianco della mano, sono sopra, mi fermo. Tocca a lei. Non ama gli strapiombi. La sento che borbotta perché non riesce a liberare un moschettone, poi soffia forte. Vedo la sua mano che sporge da sotto in cerca della presa sopra il tetto. 10 a destra, le dico. Lo agguanta, ci accoppia l'altra mano, tiene forte e si tira. Ecco il rosso che s'affaccia sul tetto. Un piede scalcia, poi trova appoggio e in un attimo è accanto a me, senza essersi appesa alla corda neanche un poco. Mi vergogno di dirle brava, perché è come dire che anch'io sono stato bravo e invece siamo solo giusti per qua sopra. Solo giusti giusti. Mi potresti pure dire brava, protesta. Io sto zitto. Faccio la mossa di guardare in alto, al prossimo tetto che ci aspetta. Siamo venuti per questo. Ci mettiamo impegno e lo passiamo. Siamo a metà parete, sotto lo strapiombo che chiamano schiena di mulo. La nuvola è fitta, non sappiamo che tempo sta facendo fuori di lei. Ci guardiamo, usciamo. In gergo vuol dire in vetta, si va dritti, si prosegue la scalata, ci affidiamo alla tenuta della nostra nuvola che non si disfi in pioggia e bagni roccia e corda. Siamo due. In parete è molto più del doppio di uno. Attacco le vertebre basse della schiena di mulo. Sbuffo su prese viscide. Metto corda in tutto quello che offre la via. Anche un cuneo di legno che è lì da 50 anni. Supero la difficoltà. Lei segue, in crescita di agilità. Fuori dalla sezione dei tetti, ha più sicurezza. Mi raggiunge. Siamo in un cammino spaccato che non mostra fine, dritto e stretto. Mi tira su scansando la sua testa. Il nostro due si distacca di nuovo a dipanare una bava di corda tra noi. Siamo un'unica bestia che si infila, si ritrae, s'attorciglia intorno a un ancoraggio e poi si sfila verso l'alto. In cima al cammino lei perde un appoggio, scivola di piede, s'aggrappa con uno strappo di nervi, le scappa di dire «Tieni!» Certo che tengo stretto, ma non serve. Neanche stavolta s'appenda alla corda. Recupera invece da sola. Andiamo dritti sopra, dove la parete si inclina e la linea di salita è meno evidente. La nuvola insacca il pilastro. Andiamo un po' a tentoni. Trovo qualche traccia. Consumo tutto il tratto di corda che ci separa, 50 metri. Mi accorgo che non me ne può più allungare. Mi fermo a uno spuntone. Il sacco della nuvola perde una pioggerella che stuzzica gli occhi. Vedo il suo punto rosso che arriva luccicante, risalendo dal fondo grigio di vapore e pietra. Ci guardiamo le facce gocciolose. Siamo quasi fuori, anche se non si vede la cima. Siamo due. Il contrario di uno e della sua solitudine sufficiente. La corda s'ammucchia sopra i piedi. Lei si avvicina e io le guardo il nodo stretto in vita. Non per controllare se è a posto, ma per affetto verso un'alleanza di corda. «Che stai guardando?» dice la sua voce. «Guardavo il tuo nodo. Se lo controlla, è a posto, no? Si può sapere a che pensi?» «Al numero due», rispondo. «Ah, beh, quando arrivi al tre fammi un fischio», dice per dire qualcosa. «Per oggi faccio con il due», dico, accettando la battuta e rimettendomi a scalare il bordo del pilastro.
Ci finisco sopra dopo un ultimo salto di rocce. Mi guardo intorno e non c'è altro. Niente più parete. Opla! Dei segni di passaggio indicano la discesa. Arriva anche lei. Siamo usciti davvero in cima. Non ce n'è più. Si siede, tiriamo fuori il pane, del formaggio, un coltello. Il tempo di inghiottire, poi la nuvola stufa di noi, si sbriciola in grandine. Lo scroscio pizzica il mio cranio, sguarnito di casco, e questo è il castigo per burla della mia mancanza. Riavvolgiamo le corde, come due camerieri che sparecchiano. Ci caviamo le scarpe d'arrampicata e infiliamo le ciabatte del ritorno. Scherziamo per la grandine sparsa a manciate come riso, fuori da una chiesa di nozze. Scendiamo senza voltarci indietro. Estranei dopo aver sfiorato per le giuste ore la pietra. La bocca sempre a un filo dal baciarla. Tutti i nostri passi hanno seguito un desiderio. Per esaudirlo abbiamo dovuto metterci i piedi sopra e calpestarlo.